Resta col fiato sospeso la Ternana e i suoi tifosi in attesa della sentenza che arriverà in serata sul format della B. Pare molto probabile che il ritorno al format a 22 squadre porterebbe al ripescaggio delle fere. Domani sarà poi il giorno dei gironi e calendari di Serie C. Domani parte anche il massimo campionato regionale con i primi anticipi di eccellenza. In campo l'atteso Foligno Massa Martana, nuovo prestigioso argento europeo per l'Eguvino Mattia Zeni nell'aeromodellismo conquistato in Francia, una specialità che lo ha visto premiato al CONI a Roma anche dal presidente Malagò. Buonasera, il TG Sport è la serata dell'attesa per migliaia di tifosi della Ternana. Occhi e orecchie rivolte a Roma, dove il collegio di garanzia del CONI è chiamato a decidere in via definitiva e senza appello sul format del campionato di Serie B, già iniziato ma che potrebbe risultare stravolto da questa sentenza. Il ritorno al format a 22 squadre, respinto dalla Lega B e dalle società, così come dalla FIGC, appare abbastanza l'ipotesi probabile agli occhi dell'organismo diretto dall'ex ministro Frattini. Un ritorno a 22 che significherebbe reinserire tre società, fra loro recuperare le tre giornate di cui due già giocate e riscrivere il calendario e partire dalla quarta. Il verdetto è atteso a minuti, lo commenteremo in diretta stasera nel corso della trasmissione Umbria Sport in onda alle ore 21 su TRG canale 11. E proprio alla luce di questa pronuncia solo domani si conosceranno gironi e calendari di Serie C. Anche in questo caso le griglie saranno rese note solo in serata. Intanto la Lega Pro comunica che per la stagione sportiva 2018-2019, in accordo con l'assegnatario del pacchetto nazionale 2 Sport Italia, la gara indicata per essere trasmessa in diretta televisiva nazionale sarà programmata nella giornata di sabato con orario 20:45. E sempre domani torna in campo il Gubbio che dalle 16:30 affronta l'ultima amichevole precampionato contro i pari categoria della Viterbese al Barbetti, due squadre che, stando ai rumors, non dovrebbero poi ritrovarsi in campionato, con i rossoblu destinati al girone B del centro nord-est ed i laziali con il girone C del sud. Ma fino a domani ogni pronostico è inutile. Per Sandreani comunque l'occasione di testare con una formazione molto quotata che ha fatto bene anche in Coppa Italia l'11 da presentare al debutto in campionato. Dalla prossima settimana poi parte anche la nuova stagione di Fuori Gioco con una puntata zero giovedì 13 settembre che proseguirà stagione campionato e la prima vera puntata lunedì 17 settembre alle ore 21. E mentre ieri sono stati diramati i calendari della Serie D che scatta domenica 16, già da domani taglio del nastro della nuova stagione di eccellenza regionale. Ad aprire le danze sarà la sfida al blasone tra la matricola Foligno, che parte però con i favori del pronostico, e Massa Martana, lo scorso anno salvo nelle ultime battute ma anche finalista in Coppa Nazionale. Questo è il resto del programma della prima giornata: Angelana Spoleto, Castel del Piano Ponte Valle Ceppi, Ducato Assisi Subasio, Ellera Sansepolcro, Narnese Pontevecchio, Orvietana San Sisto, Pievese Lama. Primo turno in arrivo per i due gironi di promozione domenica alle ore 15. Nel girone A il Branca vuole partire con il piede giusto, esordendo dinanzi al proprio pubblico del Santa Barbara al cospetto di Castiglionese Macchie. Da segnalare inoltre che la Tiferno, matricola terribile del campionato, sarà di scena sul terreno della retrocessa Trasimeno. Il Selcinardi ospiterà l'altra retrocessa Ventinella, favorita assoluta per il primo posto finale. La Pietra Lunghese farà visita al Pianello e il Montone riceve la neopromossa Mugnano. Nel girone B, fari puntati sul Gualdo Casa Castalda che attende a Luzzi la neonata Terni Est. Per il Petrignano c'è la sfida interna con Montecastelli Bibio, Giulia Spello a domicilio dei Ternani del Giove e il Viole affronta in trasferta Montefalco. Nuovo prestigioso argento europeo per l'eugubino Mattia Zeni nell'aeromodellismo conquistato in Francia, una specialità che lo ha visto premiato anche dal presidente CONI Malagò. C'è una Gubbio sportiva che vola alto e che miete riconoscimenti e successi al di là delle tradizionali discipline. È quella dell'aeromodellismo che anche in questo 2018 ha riscosso risultati lusinghieri grazie alle performance dell'eugubino Mattia Zeni, appena 19enne, terzo lo scorso anno ai mondiali indoor svoltesi in Francia, a Strasburgo, e fresco di secondo posto agli europei di Lione lo scorso 26 agosto. Un argento europeo che conferma l'assoluta qualità del pilota eugubino che si è distinto egregiamente nella specialità FX-FC, che vede confrontarsi apparecchi elettrici altamente sofisticati con un'apertura alare di 2,70 m di ben 120 di cilindrata. Piccoli bolidi che in aria sviluppano potenza ma al tempo stesso agilità ed eleganza grazie alle evoluzioni che i piloti riescono a trasmettere e creare al ritmo di musica. Proprio così, come in una gara di nuoto sincronizzato, questi apparecchi volteggiano nel cielo danzando al ritmo di musica e disegnando parabole e piroette davvero spettacolari.
La parabola sportiva di Mattia Zeni invece è un continuo crescendo, sebbene sia giovanissimo. Al suo attivo ha già la partecipazione a 3 mondiali con 2 secondi posti ed ora anche l'argento europeo di Lione. Una serie di successi che lo hanno visto anche premiato a Roma presso la sede centrale del CONI dalle mani del presidente Giovanni Malagò, che ha voluto insignire tutti gli azzurri distinti a livello internazionale tra i piloti di diverse specialità. Zeni può definirsi pilota a tutti gli effetti. Abilità, concentrazione, precisione chirurgica sono gli ingredienti per una performance di alto spessore, con un programma di figure imposte, evoluzioni aeree programmate a priori, valutate da una giuria di 10 esperti che valutano con i propri voti il grado di difficoltà, le scenografie anche mediante fumogeni, la perfetta correlazione tra movimenti e musica. In gara decine di concorrenti provenienti da oltre 20 paesi, tra cui USA, Giappone, Cina, Germania, Australia, oltre ai padroni di casa francesi. 6 portacolori italiani e ben 2 all'ultimo europeo erano Eugubini, oltre a Zeni, anche Giacomo Tomassini, pure lui giovanissimo. Soddisfazione giustificata per l'associazione GAE, gruppo aeromodellistico Eugubino, che opera durante la stagione presso la base 14 in località Fontanelle. Mattia Zeni, come anche Giacomo Tomassini, da tempo fanno parte della nazionale azzurra. Il sogno, oltre che di proseguire in questa attività che prima di tutto è passione, è anche quello di poter portare una manifestazione di alto profilo proprio a Gubbio e di avere altri appassionati, se non per le gare competitive, sicuramente per alimentare un'attività che fa della fantasia, ma anche della tecnica, le sue prerogative. Intanto, domenica 16 settembre sarà l'occasione per festeggiare i prestigiosi traguardi di Mattia Zeni. Alla base 14 di Fontanelle a Gubbio è previsto il raduno di tutti gli appassionati che, oltre a ritrovarsi insieme, si cimenteranno in evoluzioni spettacolari per l'intera giornata. Questo era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, a voi una buona serata.